Una grande prima nazionale si svolgerà alla Rocca Malatestiana il 28 giugno alle ore 21:15. Stiamo parlando dello spettacolo Lumière, che si inserisce all'interno della rassegna Comizi d'amore Teatron. Lumière di Paolo Logli con l'attrice Claudia Campagnola porterà un focus sul rapporto conflittuale e di poca comunicazione a volte che accade tra uomo e donna. Questa mattina la conferenza stampa sulla presentazione dello spettacolo Lumière. Presidente, lo spettacolo nasce anche in collaborazione con la Fondazione? Lo spettacolo nasce da una nostra idea in collaborazione con l'RTI che organizza l'estate nella Rocca Malatestiana e noi vogliamo essere presenti e lanciare l'estate, diciamo così, con uno spettacolo che serve a un duplice scopo. Uno, quello di poter raccogliere fondi a scopo benefico che saranno utilizzati per gli obblighi, diciamo, gli scopi statutari della Fondazione, che sono nel sociale sostanzialmente, e l'altro veicolare, come dire, un messaggio più in ambito, come dire, psicologico, emotivo, attraverso la scelta di uno spettacolo che tratta di temi sociali, di solitudine, di non comunicazione, di rapporto tra l'individuo e il mondo. Infatti l'argomento, il focus proprio dello spettacolo Lumière è quello del rapporto uomo-donna, di questa continua ricerca di comprensione in una comunità. Voi come vi muovete in questo caso? Noi innanzitutto finanziamo non i singoli privati ma gli enti del terzo settore e ogni volta noi vogliamo che partecipino in partenariato tra di loro, perché la frammentazione delle risorse è un problema che ha il nostro territorio, pur essendo ricco di volontariato e di associazioni, spesso non comunicano tra di loro. Quindi in qualche modo il problema della non comunicabilità lo vogliamo trasmettere sia agli attori e poi far pensare ai possibili donatori che è anche questo un problema. Spesso noi mischiamo il virtuale con il digitale e dimentichiamo che il virtuale è non reale. Ricordiamo l'appuntamento alla Rocca dello spettacolo. L'appuntamento è venerdì 28 giugno, lo spettacolo inizia intorno alle 21, ma nel biglietto è compreso anche la pericena, quindi è meglio venire un po' prima. Claudia, si ritorna a Fano, la Rocca Malatestiana, con uno spettacolo Lumière. Chi è Lumière? Lumière è il mio grande amore, ma non vi posso svelare la sua identità. E è sul palco con me o forse accanto a me o che mi guarda, ci parlo, ma non è l'attore che sta sul palco con me, quindi insomma c'è un po' un segreto in merito a questa relazione, però posso dire che è la mia illuminazione, colui che mi ha fatto scoprire l'amore, forse. Sul palco portiamo la tematica un patto sociale anche questa volta. L'uomo e la donna, ci sarà comprensione totale oppure una chimera che qui seguiamo? Ci piaceva indagare sulle relazioni e c'è stato l'incontro illuminato, vorrei dire così, con un cantautore, Antonio Carluccio, con il quale abbiamo voluto creare questo progetto proprio per parlare di relazioni uomo-donna. Sul palco se ne vedranno delle belle, sicuramente ci sarà, quello che posso dire è che ci sarà un incontro magico. Ed è molto interessante perché è proprio un modo ironico, poetico, anche romantico per raccontare di questi tempi e di questi momenti in cui insomma le relazioni sembrano essere un tema molto molto urgente. Quindi invitiamo tutti alla Rocca Malatestiana? Assolutamente sì, il 28 di giugno alla Rocca, vi aspettiamo!